Consigliere Purri, dopo anni di discussione del sottopasso, Guardavalle finalmente si vede la luce in questi giorni o nei prossimi anni? Speriamo prima. Noi chiaramente abbiamo voluto organizzare questo incontro un po' con i cittadini, con i tecnici, con noi operatori del settore per far capire un po' alla gente, perché in effetti noi come gruppo di opposizione ci sentiamo in più occasioni coinvolte in queste discussioni, la gente ci chiede anche informazioni che purtroppo in questi anni non ci sono state da parte dell'amministrazione comunale. Di conseguenza, quando la gente ci chiede abbiamo difficoltà a rispondere. Sicuramente è un problema serio, è un problema che le ferrovie intendono chiudere il passaggio a livello, però le stesse ferrovie devono garantire alla popolazione di Guardavalle che ci siano degli accessi comodi, efficienti e comunque in sicurezza. Si è dimostrato un po' con fatti alla mano e se vogliamo anche con dati e con dati progettuali che realizzare un sottopasso che possa sostituire di fatto quello che è il passaggio a livello attuale, quindi consentire l'accesso della fascia a mare con autoveicoli, mezzi pesanti, pullman eccetera, diventa difficoltoso poter concretizzare un sottopasso perché c'è un problema di quote e quindi non possiamo rischiare di avere un sottopasso che non dia quelle garanzie di sicurezza come è successo in altri paesi, vedi Santa Caterina Badolato, in caso di pioggia, in caso di nubifragi, automaticamente questi sottopassi vengono invasi dall'acqua e di conseguenza non consentono l'accesso alla fascia a mare. Quindi noi chiediamo come popolazione, ma credo che sia emerso anche nella discussione di questa sera, da parte un po' di tutti, che c'è l'esigenza di avere una sopraelevata, un soprapasso alla quale soluzione le ferrovie si deve fare carico. Quindi bisogna fare uno sforzo, ferrovie, regioni, anche i privati se vogliamo, che possono contribuire, quindi un tavolo di concertazione, quindi concretizzare la realizzazione di un sovrapasso che possa soddisfare un po' le esigenze primarie. Nel momento in cui si va a chiudere il passaggio a livello bisogna creare anche degli accessi o comunque migliorare quegli accessi che già ci sono, crearne qualcuno nuovo per consentire un facile accesso dalla zona diciamo centrale della marina per accedere al mare. Questo è quello che i cittadini chiedono, questo è quello che noi intendiamo chiedere e di conseguenza sostenere anche l'amministrazione comunale affinché si possa concretizzare una soluzione di questo tipo. Ci saranno quindi altri dibattiti con la popolazione nei prossimi giorni? Pare di sì, ritengo che anche l'amministrazione comunale abbia anche intenzione di promuovere degli incontri, ma certamente noi non staremo a guardare perché noi come opposizione abbiamo intenzione di approfondire l'argomento e di conseguenza portare. È chiaro che noi come opposizione è un dovere nostro come amministratori anche di opposizione, ma è un dovere che noi ci dobbiamo fare carico, non è un problema che riguarda solo alcuni, non è un problema che riguarda solamente il sindaco, la giunta, è un problema che riguarda la popolazione. Noi siamo parte integrante dell'amministrazione e di conseguenza parte integrante della popolazione, quindi è un problema al quale noi ci dobbiamo fare carico per dare la possibilità sia di dibattere sia di individuare soluzioni soddisfacenti. Quindi con la sopraelevata ci sarà anche l'opportunità di sviluppo della nuova zona, della fascia a mare, diciamo zona Princi? Sicuramente, d'altra parte il sindaco è stato molto chiaro in questo concetto quando si è espresso dicendo che in effetti è di interesse della collettività, quindi è di interesse collettivo avere quella fascia, perché in quella fascia si può chiaramente negli anni prevedere un'azione di sviluppo. Questo discorso però deve essere sempre collegato alla possibilità di accedere in maniera comoda. Noi prendiamo atto e siamo soddisfatti di questo interessamento, di questa eventualità che il Comune, comunque la popolazione, possa disporre di queste superfici di terreno perché si possono chiaramente attrezzare e rendere utili a quella che è poi la popolazione di Guardavalle o comunque anche dei turisti chiaramente, no? Di coloro i quali intendono anche soggiornare a Guardavalle. Il tutto chiaramente in un contesto anche di piano strutturale generale, perché in effetti qua si parla, però nella sostanza non si parla di nulla. Cioè il piano strutturale del comune, comunque associato con Santa Caterina, che cosa si sta facendo? Questo discorso è inserito in un contesto generale di piano o in effetti è una cosa che viaggia? Perché non è importante solamente avere il finanziamento, ma è importante avere sì il finanziamento, avere sì i soldi, però spenderli e spenderli bene. Se a questo discorso siamo all'anno zero, nel senso che in effetti queste situazioni non sono poi contemplate in un progetto generale di piano di sviluppo, comunque di piano strutturale, è chiaro che qua in effetti si perde tempo e quindi il Paese anziché fare passi in avanti sta facendo passi indietro. Quindi propone un futuro sviluppo per la zona di Borgo Rosso?
Probabilmente sì, ma non credo si possa pensare nella zona Borgorosso, comunque andando verso Santa Caterina, a un'azione di sviluppo che possa riguardare residenze. C'è, perché noi abbiamo a Guardavalle Marina residenze per oltre 20.000 abitanti, quando ormai da 30 anni gli abitanti residenti in Marina sono sempre 2.200 persone, quindi sostanzialmente andare a creare delle abitazioni, nuovi insediamenti abitativi, mi pare che sia inopportuno. Bisogna piuttosto creare quelle condizioni che possono garantire la possibilità ai turisti, a gente che viene da fuori, ad avere la possibilità poi di soggiornare a Guardavalle. Quindi se intendiamo parlare di sviluppo nel senso turistico, comunque nel senso anche artigianale, allora è un discorso che noi comprendiamo e che sosteniamo. Se si tratta chiaramente di pensare a case di abitazione, chiaramente è un discorso che mi pare non si possa assolutamente affrontare. Lo scopo dell'iniziativa quindi è stato quello di approfondire un po' il discorso anche con l'amministrazione? Ma chiaramente sì, infatti io voglio ringraziare gli amministratori che sono stati presenti, specialmente il sindaco che ha dato il suo contributo. Ma ho l'impressione che se non ci fossimo mossi noi in tempo probabilmente si sarebbe data una soluzione già scontata. L'intervento, il dibattito, l'incontro, le riflessioni fatte questa sera sicuramente serviranno per domani, con la speranza chiaramente che in effetti da qui a pochi giorni, a qualche settimana ci potrà essere nuovamente la possibilità di rincontrarci e discutere meglio, approfondendo anche il tema in un contesto chiaramente generale, sulla base di dati e sulla base anche di progetti o di soluzioni che possono essere soddisfacenti. È chiaro che se riusciamo come amministrazione comunale nel suo intero a dare a fare una proposta, a concretizzare una proposta e quindi puntare i piedi con le ferrovie, con l'ANAS, con i privati, quindi organizzare un tavolo di concertazione da cui possa nascere una proposta definitiva e comunque ferma, alla fine chi di dovere dovrà rendersi conto e dovrà procedere e provvedere a recuperare i fondi e le somme necessarie a fare un intervento, non solamente un intervento di fare il passaggio, ma comunque un intervento che anche sotto l'aspetto di impatto ambientale possa dare un risultato estremamente positivo e quindi non avere un impatto ambientale che possa essere deturpante, che possa, come dire, un attimino mascherare quella che è la situazione e la visione di Guardavalle.